Sì, a volte ci siamo sentiti soli. A volte ci siamo chiesti perché Dio volesse che stessimo soli. Alcuni di noi se lo stanno chiedendo forse proprio in questo momento. Gli amici, la famiglia, persino coloro che non avremmo mai pensato potessero voltarci le spalle, sono stati i primi a farlo. Tutto è accaduto rapidamente e ha lasciato un grande vuoto dentro di noi. Ma abbiamo cercato di capire perché Dio abbia permesso questo vuoto. Forse tutte queste persone avevano solo il compito di toglierci qualcosa. Quando la vita diventa difficile e il vuoto persiste, è perché dobbiamo riempirlo con qualcosa che solo Dio può offrire. Solo Dio può colmare quel vuoto. Questo vuoto deve essere occupato solo da Lui. Nel silenzio del tuo cuore, Dio ti parla. E allora saprai che non sei solo se c'è Lui. Quando ti rendi conto della tua solitudine, capisci che nessuna persona, nessun possesso, nessuna professione può riempire il potenziale di un cuore vuoto. È un vuoto che solo Dio può colmare. A volte Dio ci porta in luoghi in cui ci sentiamo soli, perché solo Lui vuole chiamarci, vuole che sappiamo che non siamo stati dimenticati. Vuole che sappiamo che ci ascolta. Vuole che sappiamo che in qualche momento della nostra vita tutti sperimentiamo questo vuoto, questa sensazione di solitudine, che non significa solo rimanere in una stanza vuota senza nessun altro. Spesso, anche quando sei in compagnia di altre persone, puoi sentire quel sentimento di solitudine. Come cristiani, dobbiamo rimanere soli a volte. Dobbiamo allontanarci dalla folla come fece Gesù e impegnarci con il Signore nella preghiera. Quando siamo soli, è il momento in cui possiamo costruire una relazione più forte con il Signore. Quando ci avviciniamo a Lui nella preghiera, Dio può colmare questo vuoto. Dio vuole parlare con te come parlerebbe con un amico e non ti respingerebbe mai, ma ha bisogno della tua pace mentale e attenzione. A sua volta, la pace che Dio ci dà quando la nostra attenzione è su di Lui è inspiegabile. La sua pace ti fa smettere di preoccuparti per tutto e per tutti i problemi che ti stanno affliggendo. Ti ricorda che ti ama e che non dovresti preoccuparti perché Lui provvede. Se ti concentri su Dio e mantieni la tua attenzione su di Lui, saprai che non sarai mai solo e che Lui ti sarà sempre vicino. Dio sta lavorando nella tua vita per il suo scopo. Nel Vangelo Matteo dice: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Nella presenza amorevole del tuo Salvatore, sappi che Lui sarà sempre lì per te. Crea momenti per stare da solo con Dio, per ascoltare la sua parola e rispondere con la preghiera. Ricorda l'esempio che Gesù stesso ci ha dato nel Vangelo Matteo. Quando congedò la folla, salì su una montagna isolata per pregare. Quando la notte era tranquilla, era lì da solo con il Padre. È il modo in cui Dio vuole passare del tempo di qualità con te, affinché tu non sia veramente solo. Dio vuole che tu sia solo affinché tu possa raggiungere con chiarezza le tue mete. E in questo senso, è molto meglio essere soli che essere con coloro che ostacolano il tuo progresso. Esiste un detto che dice che se vuoi andare veloce, devi andare da solo, e se vuoi andare lontano, devi andare con Dio. Dio sta cercando di costruire un senso di indipendenza in te. Se ti senti solo, non sentirti depresso. Dio è vicino a te, quindi lascia che questo spazio di solitudine apparente ti faccia crescere dentro di te. Lascia che questo spazio occupi sempre di più il tuo cuore. Dio non smette mai di benedirti, è con te. Fidati di Lui. Se questo video ti ha ispirato, metti mi piace e non dimenticare di condividerlo con tutte le persone che ami veramente. Iscriviti a Dose Mentale per altri contenuti simili e ci vediamo nel prossimo video.